Ciao a tutti stelline, ben atterrati sul canale. Allora, sono in bagno e sto mostrandovi in questo momento delle acque per il corpo di cui vi avevo già parlato, ma in realtà in questo video, come vi ho messo anche nel titolo, voglio parlare un po' anche di come uso anche in modo diverso le acque per il corpo, quelle molto low cost. Anche queste, per esempio, di Fior di Magnolia, di cui vi ho già parlato nel periodo in cui le ho comprate la prima volta. Adesso questo qua è già di nuovo cominciato, questa l'ho ricomprata tante volte perché voglio usarle un po' anche per l'ambiente. Non solo qua per il bagno sono molto più indicate, ma anche per un po' nell'ambiente in casa. Voi direte magari è uno spreco, ma in realtà anche no, perché nel periodo in cui siamo, arrivo della primavera, io direi che sentire un bel profumo fresco di fiori anche in casa, del resto sono low cost, ragazzi. Vi voglio però far vedere quelle che vi consiglio di più, almeno secondo il mio gusto naturalmente, ma anche per la durata e la convenienza. Qui ci sono altre cose che vi avevo già fatto vedere. Questo qua che ho comprato e che mi piace moltissimo, questo però, vabbè, prodottini nuovi, questo bagno crema della Bifoli è veramente stupendo. Qua vedete anche questa che c'era nella confezione, questa spugnetta che è in tinta ovviamente, no? E mi era piaciuta tantissimo. Qui, vabbè, vedete profumi che non c'entrano niente, lo Chanel, ma parliamo invece di questo. Ah, poi c'è anche questa di Yves Rocher che ogni tanto uso, ma questa la uso più come acqua per il corpo, effettivamente. La Désir de Pivoine che è di Yves Rocher, molto valida. Qua si è sporcata, va bene. Allora, quelle che invece spruzzo spesso come ambiente per la casa, oltre che usarle per il corpo, sono in particolare questa. Questa qui è Fior di Magnolia, la Pinky Spring, che è veramente buonissima, mi piace molto. Non ha una grande durata quando la indossate, però diciamo che per essere un'acqua per il corpo è discreta. Se la spruzzate nell'aria dura un bel po', anche perché devo dire che se si va a appiccicare, che ne so, su qualche, per esempio in bagno, magari spruzzandola nell'aria va su qualche asciugamano, accappatoio, eccetera, rimane più impregnata la profumazione. Naturalmente non lo spruzzate vicino agli asciugamani per asciugarvi il viso perché non va bene. Però, per esempio, per altri punti del bagno, no, dove può esserci, che ne so, magari un accappatoio, magari qualcos'altro appeso, tipo una spugnetta che può restare più profumata, queste cose qua io direi che sono l'ideale. Un'altra che sto usando, ma questa la spruzzo spesso anche in sala, molto dolce, è questa di Tesori d'Oriente, che mi fa sentire un po' il profumo della primavera, molto dolce. Ed è questa qua, Ibisco e Carcadè. Questa qui è dolcissima. A mio padre piace particolarmente quando arriva a casa, si sente questa qua spruzzata per l'ambiente, gli piace tanto. Quindi si può fare. Infatti, vedete che sta scendendo vertiginosamente. Adesso dovrò ricomprarla. Un'altra è questa che avevo preso e che addosso non. Questa qui però potrei usarla anche in combo. Allora, questa è l'acqua, lo stesso profumata per il corpo, la Dazzle Queen. Sempre di Fior di Magnolia, un brand che trovate tranquillamente da Eurospin, per esempio, molto molto low cost. E diciamo che mi piace, sa molto di arancio, è stupenda, si vede anche dal colore, molto agrumata, fresca. In questo momento la sto usando come profumazione per gli ambienti, per la casa. E mi piace davvero tanto, proprio questa sensazione di freschezza, no? Poi vi faccio vedere anche di qua che ce ne sono altre di cose. Poi un'altra che metto in casa spesso adesso è questa qui. Questa è di Giardino dei Sensi. Allora, questa qui è un'acqua corpo Osmanthus e Narciso, splendida. Io la metto anche come acqua per il corpo, ecco, dopo il bagno la doccia è stupenda. Però adesso ne comprerò anche un'altra, non voglio restare senza, perché la sto usando anche spruzzandola in bagno. Mi piace veramente tanto, dà una sensazione
di freschezza incredibile. Mi piace molto. Dura abbastanza, però devo dire che quella che dura di più di tutte forse è questa qua. Tra queste qui che vi sto facendo vedere è questa di Tesori d'Oriente, la Ibisco e Carcadè. Passiamo di qua. Anche di qui c'è altra roba. Allora, la prima che vi faccio vedere è questa. A me è sempre piaciuta molto, è di Tesori d'Oriente, anche questo è un profumo molto verde, è un'acqua profumata, aromatica, e c'è il tè verde e la verbena. Io ho sentito anche parlare non benissimo di quest'acqua per il corpo, a molti non piace, anche a mio papà non piace particolarmente, se vi devo dire un altro giudizio. A me piace come profumo verde moltissimo, sto studiando di metterlo in combo per la primavera e l'estate con qualcos'altro per dargli più corpo, più carattere, ma ogni tanto spruzzarlo per la casa mi piace molto. Una bomba che dura un'eternità, ragazzi, è questa. E ora ve la faccio vedere bene, qui vale la pena. Allora, questa Tesori d'Oriente, acqua profumata, la vedete? Allora, questa è fior di sale e loto. Dunque, prima cosa, questo è un dupe pazzesco di Fiore dell'Onda di Erbolario, cioè praticamente uguale, ok? Ma non solo è uguale a sentirla così, ma è proprio. Ha una durata come quella là. Sapete che Fiore dell'Onda di Erbolario dura una roba, cioè dopo un po' vi dà mal di testa, per dire. Quindi è pazzesca. Se questo voi lo spruzzate, il giorno dopo c'è ancora in una stanza, cioè dura, dura all'infinito. È mare puro, estate, freschezza, è meravigliosa. Questa, però dovete stare attenti a essere parsimoniosi perché dura troppo. Se vi stancate ve la sentite per i giorni e i giorni. Addosso, pazzesca, molto valida comunque, molto valida. Ovviamente si risparmia perché costa molto meno di quell'altra. Quindi, dupe perfetto di Fiore dell'Onda. Se conoscete quel profumo, top. E poi l'ultima che sto usando, qui vedete anche questo profumo che vi avevo fatto vedere, ma non c'entra niente, questo è proprio un profumo che uso come profumo, un profumo verde fantastico di New Brand di cui vi ho parlato, il colore è strepitoso. E poi abbiamo questa. Questa qui che è meravigliosa, questa è Ecco, l'ultimo di cui vi volevo parlare, anche questo, l'ultimo, il penultimo perché ce n'è ancora uno, è questo di Biblos, ma questo è un profumo mare meraviglioso che io uso veramente più, adesso l'ho messo qua tra questi perché a volte mi piace spruzzarlo nel bagno in particolare perché è mare, mare allo stato puro, però questo qua lo ricomprerò, vedete che se lo vedete da qua è a metà, perché girandolo sopra non si vede. Ne consumo a quintali di questo, ragazzi, perché è strepitoso. Quindi a volte lo spruzzo nell'ambiente, ma poco, non come gli altri. Quindi consigliato perché è meraviglioso da sentire. Vi sembra di stare al mare quando spruzzate questo in casa, però io. Ecco, però lo uso di più addosso, diciamo così, anche perché è mare, è meraviglioso. Quindi è un po' sprecato questo. Diciamo che tra questi qui è quello che in realtà raramente spruzzo nell'ambiente. Vado avanti a farvi vedere invece queste cosine qua. Allora, straconsigliati anche questi prodottini qua, che sono veramente invece questi qua, proprio solo da spruzzare nell'ambiente. Mi piace moltissimo questa lavanda di felce azzurra, lavanda iris, perché è veramente proprio lavanda pura. È difficile sentirne, ce ne sono tanti, no? Di deodoranti per l'ambiente alla lavanda, però di solito sento quelle lavande un po' sintetiche, un po' chimiche, non so come dire. Questo mi piace molto. Dura tanto anche perché c'è l'iris che è una vera bomba, quindi io ve lo straconsiglio se vi piace la lavanda per l'ambiente, questo assolutamente sì. E questo non è un'acqua per il corpo, ma ovviamente un deodorante vero per l'ambiente. Poi, oltre a questo, vi ho già parlato e fatto vedere un'altra volta questo qua, Malizia, che è zucchero filato puro, meraviglioso, Secret Mask.
Questo lo ricompro sempre, in realtà questo qui sarebbe da usare per la persona, ma io lo spruzzo quasi solo nell'ambiente, perché mi piace proprio sentirlo, poi essendo talmente tanto low cost. Ricorda lo zucchero filato e mi ricorda un minimo, un pochettino Miss Dior, perché è su quell'onda di quei profumi lì. Qualche volta me lo sono anche spruzzato addosso, devo dire, ovviamente, no? Perché uno lo prova, però questo qua io lo uso per l'ambiente. Ultime cose che vi voglio far vedere sono questi prodottini di Sien. Aiuto, adesso cade tutto, scusate, cade la spazzola. Questi prodottini di Sien che avevo preso, mi sembra l'anno scorso, quindi ce li ho già da un po'. Questi prodottini che non ho finito, non perché non fossero buoni, qui c'era anche, erano usciti la primavera scorsa, se non sbaglio. C'era questo spray per il corpo, la cremina, questa qui per le mani. E che questa invece l'ho consumata, ce n'è ancora un po', tra l'altro, sì, non è male, ma cremina per le mani scrub, non la crema idratante per le mani, uno scrub per le mani, non è male, ma non ne ho usato tantissimo, lo devo finire. E poi questo spray deodorante qua, molto primaverile, molto carino, che ho quasi finito, ma credo fosse stata un'edizione unica. Questo se lo ritrovassi alla... L'ho quasi finito e credo che lo terminerò, insomma, perché mi sono trovata abbastanza bene. E poi c'era questo qui che era un prodottino per il corpo, una lozione per il corpo. Non c'entrano nulla questi due prodotti, ma erano insieme, ecco, della stessa linea, molto carina di Sian, presi alla Lidl. Benissimo, ragazzi, questi non si sa se li rifaranno, ma comunque questi li trovate e anche gli altri che vi ho fatto vedere. Ragazzi, questo video breve, diciamo, di consigli sui prodotti da spruzzare nell'ambiente, o almeno quelli che sto usando io e che vi consiglio per risparmio e durata, è finito qui. Quindi vi saluto, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, un bacio!